sindaco entra al rave party, ancora una festa non organizzata ad Alto Pascio, sono arrivati oltre 500 giovani da tutta Italia. Il primo cittadino Marchetti è entrato nel capannone dell'ex Mancioli per rendersi conto della situazione. Abitazione in legno distrutta dalle fiamme a Santa Maria del Giudice, leggermente ustionata la padrona di casa, all'interno della struttura c'erano 7 bombole di gas. Nuova sede per la municipale a Massarosa, presentata la nuova struttura che ospita i vigili urbani. Restaurata l'antica rocca di Villa Basilica, il monumento medievale riportato alla vita dopo 8 anni di lavori. Lo sport, Rullo Lucchese sul mezzolare, i rossoneri passati in svantaggio rimontano e vincono alla grande per 4-1 grazie alle doppiette di Nolè e Cabone. Piana illude il Viareggio, bianconeri in vantaggio alla fine del primo tempo, raggiunti e superati dagli Umbri. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. Quindi tra stanotte e oggi c'è stato un nuovo rave party, una festa non autorizzata ad Alto Pascio in un capannone ex industriale nella zona delle Cerbaie. Le forze dell'ordine hanno controllato la situazione, non ci sarebbero stati particolari problemi di ordine pubblico. E stamattina il sindaco di Alto Pascio Marchetti è voluto entrare personalmente all'interno dei capannoni per verificare la situazione. A distanza di 3 mesi da quello precedente, nuovo rave party alla ex Mancioli di Alto Pascio. Circa 500 giovani e meno giovani sono arrivati sabato sera principalmente dal nord Italia per la festa non autorizzata, occupando un paio di capannoni dell'area industriale delle Cerbaie. Polizia e carabinieri hanno controllato la situazione a distanza, anche stavolta preferendo non intervenire direttamente per evitare problemi di ordine pubblico. In mattinata però, a sorpresa, il sindaco di Alto Pascio, Maurizio Marchetti, pur sconsigliato dalle forze dell'ordine, ha deciso di incamminarsi verso il luogo del rave per verificare la situazione. E noi lo abbiamo seguito, anche se le telecamere non sono gradite ai partecipanti, che sanno di essere a rischio di denuncia. Il sindaco ha parlato con alcuni giovani e c'è stato anche qualche momento di tensione. Alla fine Marchetti è anche entrato all'interno di un capannone. Abbiamo preferito non seguirlo per evitare rischi alla telecamera. Ecco che cosa ci ha detto il sindaco al suo ritorno. Sono entrato tranquillamente presentandomi, scavalcando e andando a finire all'interno dove c'è la musica per capire cos'è che realmente succede. E devo dire la verità, mettendomi a parlare con una serie di ragazzi. Sono situazioni un po' strane, devo dire la verità, perché ci sono persone che dormono per terra, insomma è un mondo tutto a sé, diciamo questo. Questi sono rave party dove un mese fa erano a Capannoli, mi dicevano questi ragazzi che ogni settimana attraverso il messaggino, attraverso il telefono, attraverso una rete ormai che si è consolidata, loro si ritrovano nelle varie parti d'Italia. I ragazzi hanno assicurato al sindaco di non voler creare problemi nella zona. Organizzano i rave perché, ci hanno detto, non amano le classiche discoteche con i loro buttafuori e le loro regole. Hanno ammesso che c'è uso di stupefacenti, aggiungendo però che le pasticche girano anche nelle discoteche. E particolare non di poco conto, nelle feste non autorizzate non ci sono da pagare i diritti SIAE. Alla fine, come a gennaio, in assenza di problemi di ordine pubblico, anche questo rave sul piano legale rimarrà una questione di occupazione abusiva, se i proprietari dello stabile e una società fiorentina sporgeranno denuncia. Sullo sfondo i rischi per la sicurezza degli stessi partecipanti, che ballano e a volte sballano in un ambiente privo di qualsiasi misura di sicurezza. Rimaniamo alla cronaca, c'è stato un incendio a Santa Maria del Giudice, distrutta un'abitazione in legno, lievemente ustionata la padrona di casa. Tragedia sfiorata a Santa Maria del Giudice. Una parte di un'abitazione quasi completamente realizzata in legno è andata distrutta a causa di un incendio provocato quasi certamente da un cortocircuito. Nell'abitazione, realizzata tutta su un piano con una grande veranda e una parte coperta, si trovavano in quel momento i padroni di casa, una coppia del posto,
che avevano invitato a pranzo un amico. Le fiamme sono divampate improvvisamente e furiosamente. La coppia si è allontanata subito, ma nel tentativo di mettere in salvo qualcosa, la donna ha riportato un ustione al braccio. E la situazione è diventata difficile per i vigili del fuoco, perché nell'abitazione c'erano ben 7 bombole di gas, da alcune delle quali si sono verificate anche delle fuoriuscite, e perché l'autobotte non è potuta arrivare vicino all'abitazione, che si trova dietro alla chiesa, a causa della strada troppo stretta. Alla fine i danni per la casa sono risultati ingentissimi, ma fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Sul posto anche la polizia municipale per verificare la regolarità dei permessi della costruzione della casa. A Massarosa il nuovo comando della polizia municipale è in fase di ultimazione nella ex sede del CIAF in via Portovecchio. Oltre ai nuovi locali verrà anche aumentata la videosorveglianza e l'organico dei vigili. Sarà inaugurato il prossimo 26 aprile il nuovo comando della Polizia Municipale di Massarosa, realizzato nell'ex sede del CIAF in via di Portovecchio. L'edificio, di circa 180 metri quadri, è stato completamente ristrutturato per un ammontare di circa 400.000 euro di spese. Punto centrale della nuova struttura sarà la sala operativa, dotata di monitor collegati alle 14 telecamere della videosorveglianza comunale, che a breve verranno integrate con altre 2, per un totale a pieno regime di 16 telecamere, per un sistema informatico attraverso il quale il comando potrà ricevere in tempo reale anche le segnalazioni inviate ai vigili tramite tablet e smartphone. La nuova sede consentirà anche al comune di aumentare l'organico dei vigili per poter estendere ulteriormente l'orario di pattugliamento. Con questa nuova sede intanto ci sarà la possibilità di potenziare l'organico dei vigili già da quest'anno, e poi questa nuova sede ha la possibilità di avere una sede apposta per la videosorveglianza, soprattutto negli spazi pubblici, insomma, soprattutto là dove ci sono quelle zone di maggior criticità. Ci sarà appunto una videosorveglianza che consentirà, di controllare eventuali atti di vandalismo e soprattutto anche, cercare di prevenire in questo modo eventuali furti. Adesso ci spostiamo a Villa Basilica per l'inaugurazione della restaurata Rocca Medievale. Festa in piazza a Villa Basilica, con gli sbandieratori della Compagnia Balestrieri di Lucca, il sindaco Giordano Ballini e il presidente della provincia Stefano Baccelli. Grande festa perché da oggi il comune può celebrare il ritorno alla vita della Rocca, un piccolo gioiello medievale che si staglia sopra il paese, ma che fino ad ora è rimasto praticamente sconosciuto. La Rocca è stata restaurata grazie ad un lungo lavoro iniziato nel 2006, finanziato con fondi europei e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio. Costruita tra il XII e il XIII secolo, la Rocca era un importante avamposto militare dello Stato di Lucca. Terminata la sua funzione difensiva, era andata progressivamente in rovina. Negli anni era stata in situazione di abbandono. Noi l'abbiamo praticamente recuperata e restaurata con una serie di interventi che partono dal 2006 e arrivano appunto fino ad oggi. È uno spazio restituito alla comunità, uno spazio per eventi culturali, intrattenimento e soprattutto credo un punto di valorizzazione anche turistica del nostro territorio. All'amministrazione sono arrivati anche i complimenti della provincia. Questa è una ulteriore testimonianza forte di un'amministrazione che ha lavorato bene, perché per un piccolo comune trovare finanziamenti è difficile, tanto più in un periodo così particolare di crisi economica su un bene culturale, che è stato più che riscoperto, scoperto per la prima volta, recuperato e dovrà essere ora valorizzato. Dalla Rocca si ammira un bel panorama su Villa Basilica e sulla Valleriana. Il monumento è raggiungibile in auto, ma da Villa ci si arriva anche a piedi in una ventina di minuti con un sentiero in salita. Per tutto il territorio si tratta di una bella, nuova, attrattiva, molto interessante dal punto di vista storico e immersa nella natura. Uno spazio ideale per ospitare eventi, in particolare d'estate. È tutto per la cronaca, adesso la pubblicità e subito dopo la linea passa allo sport.